Eh sì, sono in live. Ciao a tutti e benvenuti. Perfetto. Perfetto. Ottimo. Sono in liveissima, ottimo. Bene, 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 bene. Cosa mi raccontate? Ci siete? Perfetto. Ottimo, ragazzi. Eccoci qui, ora cambiamo. Tac. Ottimo, ecco qua. Sergente Emily Wilson in servizio. Già, ve l'avete già visto dal titolo? Problemi con Mike? Già, problemi. Essendo un poliziotto, so le cose in anticipo. Ma cosa è successo? Adesso lo scoprite. Sala interrogatori, per favore. Chi io? Io? Sì. Arrivo. Oh, la birra. Andiamo a vedere. Offerepi, vi ricordo che sono in live, quindi niente punti caldi e mi raccomando. Ciao nonna Dada, benvenuto. Vediamo cosa vuole il caro della Roma. Wilson, no, Sì? non serve più. Dimmi. So che hai visto Anche che hai i perché droni. ieri Dimmi sera qua. volevo parlare. Visto che hai i droni, preferiamo. Ti facciamo Vai, sapere. li muto, li muto. Ok. Non voglio sentire le cose. Ragazzi, mi dispiace di mutare la live.
Ragazzi, io ho mutato la live, posso parlare con voi, però. Però purtroppo non posso farvi sentire quello che dicono. Abbiamo il poi sei rapidamente poi mai poi tra l'altro mai che mai io sì, ok, ma allora che no, sono prove. Ragazzi, scusatemi. È lì. Vieni, vieni. E non so neanche tutto. No, poi io devo.
perché era in momento di difficoltà e l'hanno fare molto che bene. Il momento di quella sera verità quasi mi aveva anche consigliato di venire da te, ma chiamare io. Vabbè, beh, io no. Faccio i droni su. Allora lì, sarà stato l'una e mezzo. Ok? Io ho l'una e venti. Non è questo. Ti ho chiamato. Non è Adrian. Non è Adrian. Sta bene. Mi ha visto lui. Ragazzi, tra poco smuto la live. Posso riattivare i droni? Copia. Perché mi copi la divisa? Con la camicia bianca? La sergente? Un attimo che tolgo la smutola ai droni. Ok ragazzi, vado di patto ieri. Ho smuttato la live. Avverto Icaro che vado. Ora vado via. Ho smuttato i droni. Sentire. Basta ragazzi, scusatemi, 30 minuti dopo inizia la live. Questo video, questo pezzo verrà tagliato, poi il video è caricato sul canale. Ma Mark, cioè è proprio assurdo che gli ho spiegato una pista e lui dice che non è una pista, cioè te lo dico io che è una pista. Vuole fare tutto lui. Ah, non capisco, poi c'è la sua con Serena. Io non capisco cosa c'entro io con lei, cioè se Alison ha ricevuto una chiamata minatoria. Stava là il procuratore distrettuale, ma perché deve andare a parlare con la polizia? Ha già parlato col procuratore, cioè è quello che coordina tutte le indagini. Boh, se Romulo e Serena non so stanno in lotta per qualche genere di misteriosa motivo, io noi che c'entriamo in tutto ciò, cioè non ho capito. Ieri sera me l'ha detto Mike, mi ha parlato in aeroporto con Alexander perché dobbiamo parlare di Adrian Reed, che sinceramente secondo me è un pezzo di merda e non me lo toglie nessuno. E
Poi mi ha confessato di quella storia di... E attenzione che io c'ho i droni, quindi se tu parli di cose troppo tagliate... Sì, ma che problema c'è, non sto dicendo nulla. Sì. Cioè, droni non possono utilizzarli, a prescindere. Sì, sì, lo so, però sai, okay. Magari... No, non dico niente. Cambiano modo di fare le persone, magari. Però dico, se io ti dico... Io ho parlato con Mike, mi ha confessato questa roba qua. Se io ti dico che non c'era nessuno, poi quando gli ho detto costituisciti, parlaci, no, questa roba qua, perché sembra che Icaro non si sia comportato proprio come dice, in base a quello che mi ha detto lui. E in più c'erano altre due persone coinvolte. E se poi Mike non si è presentato, ma io che cazzo c'entro in tutto ciò? Non ho capito, scusa. No, a parte fatto questo viene ancora una poi non so, è stato fatto un miscuglio di questa chiamata, di questa chiamata anonima che ha ricevuto Allison e dice ma perché non è venuta a parlarne con me? Ah scusa, sta il procuratore distrettuale là che coordina le indagini, è proprio preposto per quello là, ma perché deve parlare due volte con le persone, no? Sarà il procuratore che si coordina con i detective o no? Sì, però posso chiederti una cosa? Io ancora non ho capito bene cosa è successo con Mike. Niente, ho letto lo schedario e basta, quindi... quello che so io, ma siamo andati in allora dovevamo parlare con Alexander. Chi parla con Alexander? No, ma non perché... c'entra quello. Aspetta. Sì. Devo parlare con Alexander, a un certo punto di sta storia di Adrian Reed, tra virgolette. Ok. Poi a un certo punto Mike mi ha detto "Ma hai raccontato sta storia di Icaro, io sono rimasto a bocca, cioè non me l'aspettavo". Ma quale storia? Aspetta un attimo. Io non so nulla, tu devi contare il fatto che io so solo ciò che c'è sulla... dice che Icaro... C'è Alexander, c'è? Sì, sostanzialmente dice che Icaro l'ha attirato in un posto e l'ha cominciato a torturare col taser e a minacciarlo per sapere delle informazioni di non so che genere. Ma a me da tipo Mike. Romulo... Delle informazioni. Romulo... Solo che io non è che ho la memoria che si ricorda in maniera ferrata tutto. E non stavo Romulo registrando mi ha detto... perché ero fuori servizio, non ho la telecamera. Scusatemi un attimo, Romulo mi ha detto che... io ho sentito l'interrogatorio di oggi... per una gran parte, forse il primo quarto me lo sarò perso, però il resto l'ho sentito tutto. Romulo ha detto che, cioè Mike dice che lui non c'entrava un cazzo ed era, aveva la moto rotta, poi è andato di qua, è andato su per giù e lui non c'entrava niente con cosa. Poi dopo quanto ha detto Romulo ha detto che pratica... Ma Mike chi ha tentato di uccidere? Mike ma Icaro. C'è scritto sullo schedario. Mi ha detto che se aveva trovato delle macchie di sangue per terra sul posto dove si era seduto Icaro. Wilson. Sì. E vabbè, io vado vieni a salutare. Sta parlando di cose importanti. Vieni qua un attimo per favore. Va bene, dimmi. Veloce, di quella roba che ti ho parlato da... Sì, ora che io i droni, se... A chi sempre. Ok. Qualche giorno fa era andata al Benny insieme a Cassandra. Sì. Hai visto Carlo squartato con il suo Ferrari giallo? Sì. Boh, grazie. Aspetta, ma perché? No, vabbè, cosa mia. Comunque, il Ferrari giallo in automatico non è più sequestrato, di Carlo. Lo sai, vero? Che da quando è caduto il governo sono caute tutte le sue leggi. In automatico l'applicazione sì, della legge della... è caduto il governo... Io quando ho visto che era con la Ferrari era già caduto. No. Qualcuno ha messo mani sui miei sequestri adesso che scopro chi è. Perché no, io l'ho cancellato, Non era ancora caduto il governo. Io l'ho cancellato dopo, quando ormai era caduto. Mi ricordo proprio, ho detto, vabbè, tanto ormai il governo non c'è che più. Che cosa non è cancellato? Cancello. Poi il governo è caduto. Ma guardo le date. Che cosa mi ricordo che giorno era. Cancellato che... Mi sa che ma quando cosa? L'hai cancellato non era ancora caduto. Era la sera stessa, forse? Non lo so. Ciuccia non c'era. Però mi ricordo che Ciuccia non c'era già più. Che cosa hai cancellato? Solo? No, ho cancellato un sequestro di un'auto. Non ci fosse, chi se ne frega. Comunque, a prescindere, però, se è un problema, te la vai a riprendere. Sì, ma tanto gliela vado a riprendere. Perché diciamo che io l'ho visto in giro e ho detto vabbè, se l'hai sequestrata lanciano dalla database perché sì, io stavo... ma tanto non ha capito che quello lì è quel fiore che mi fa, no? Ma alla fine è successa la stessa cosa che è successa la scorsa volta. Io la Ferrari l'ho ritrovata in garage e l'ho usata, no? Io ho detto vabbè, a sto punto se tu non tra... a sto punto io te la tolgo dalla bacheca per non fare casino, poi dopo chi se ne occupava verrà a dirti qualcosa, cioè non so cosa ti ho detto esattamente. Io l'ho cancellata perché non ci ho pensato, no, sinceramente. Sì, no, come faccio con tutte le auto.
L'unico Ferrari California giallo che vedrà sarà di un modellino. Comunque non è più giallo, è rosso. Vabbè, lo vedrà con un modellino apposto, allora. Ancora più piccolo. Mark. Qua che gonna. Detective. Poi appena possibile vi posso parlare di una storia? Sì, anche adesso. Ciao Gaia. Posto privato, perché qua è meglio. Ma è urgentissimo? Sì e no. Un secondo, mi vado un secondo al gabinetto, se purtroppo, possibile. Purtroppo vi dico già che ne ho parlato con Dario, ha detto che lui non ne frega niente di parlare con gli sceriffi. Vabbè, ci pensiamo. Vabbè, non mi frega, sinceramente. Vai, ma che ti aspetta? Vai. Okay. Vado un secondo al bagno, prendo giù botte, intanto, non c'ho più. Tutto. Dipartimento di polizia della Santa spara con sergente Wilson, mi dica. Ha rubato la macchina al parcheggio centrale. Sa chi l'ha rubata o non l'ha visto? Sì, è partita pure una pattuglia a seguirlo, non so dove cazzo stanno. Mi informo via radio, secondo solo. Oh, una macchina nera, l'ultimo sì, sì, so. Lei è il signor? Pure un piace. Allora so che auto è, va bene. Vabbè, mi informo via radio e al massimo le faremo sapere, le chiameremo se la ritroviamo. Faremo sapere, va bene, ciao. A posto, salve. Qui Wilson, mi è stato segnalato che una pattuglia è in stato di inseguimento con una macchina rubata a garage centrale, confermate? 10-4, siamo in autostrada. Ma state ancora inseguendo l'auto? Dopo l'ospedale, no, fermata. Fermata? 10-4. Perfetto, procede con l'arresto della persona, allora. Avete bisogno di supporto? Vengo lì a controllare dove vi trovate. 74, ci penso io, grazie. Dove vi trovate, se no? Dopo l'ospedale, inizio dell'autostrada verso Palermo. 14. Fate riportare l'auto in centrale e poi contattiamo il proprietario quando avete da tutto. 14. Andiamo a controllare sta cosa? Ascoltami, no, sì. Devo parlare un attimo con il detective per la storia di Adrian Reed. Ah. Che a Romulo non gli frega un cazzo. Ma Romulo fa sto con uguale lui. Ha detto davanti a tutti che devo parlare con il sceriffo. Adesso ne certo, parlo. Certo. Ha detto che non gli interessa. No, ma lui fa così, lui le sue cose, lui è quello che ha, che ha vissuto, lui è quello che ha vissuto in mezzo alla criminalità per aiutarci. Io ho conosciuto persone come lui, non ha ancora capito chi ha davanti agli occhi. Marca, tu quanti anni hai? Ho 37 anni. Faccio agente di polizia da quando ne ho 18. Esatto. Signori, mi dispiace se vado 5 minuti nei miei pensieri? Vabbè, intanto. Anche 10. Ah, ok, 5 minuti. Non ti preoccupare. Vabbè, andiamo sopra. Mi serve una pattuglia. C4, Marco, qui andiamo. Niente, sì. Corri. Volta a destra verso il casino. Prendo l'elicottero. Super veloce. Verso. Posizione attuale. Sali. Dopo l'ospedale verso Padeto. È in contromano. Aspetta, mi metto il radio. Autostrada contromano direzione Paletto. 10-4. Super, bravo 5 diventa super veloce. Direzione Paletto in autostrada. Ritornando sulla carreggiata. Volta a terra. Sto prendendo Falcon 1. Hai spostato Bravo 2 poco. Ho spostato tutti insieme, che è meglio intatto. Hai spostato anche Bravo 2. Voltato a destra. Dove? Siamo qua in radio, ragazzi, non serve. Siete in radio insieme. Sono voltato dove, a destra? Individuo a piedi. Dove vi trovate? Aggiornamenti. Vabbè, ragazzi, c'è un bel corso sugli inseguimenti, lo facciamo dopo, Che corso, scusami? Aggiornamenti su dove vi trovate? Fate una chiamata. Oh, ma porca troia, sono in stanza pure con noi, Roots! Ryu, sei mutato col microfono. Tanaka, sei mutato col microfono, dove vi trovate? Addirittura intatto, ragazzi, questo è come atterrato? So, c'è un inseguimento. Ma hanno sparato? Atterrato, ma chi gli hanno sparato? Non ho capito. Non ho capito un cazzo di sto dicendo. Ragazzi, basta, silenzio. Porca troia. Adesso parlo solo io. Dove cazzo siete? Quelli che seguivano. Ti rispondono. Dove sono? Dalla posizione. Ho fatto chiamata. Però ma viene spagato, scusate. Ragazzi, alle gambe. Ragazzi,
Ah, ho sbagliato, lo so. Ah, ops. Rimetti la posizione, Marche. Rimetti, dovete sempre dire dove cazzo siete. Cioè, non mi importa se... Se, se a me la chiamata non è arrivata, Niente, neanche a me è arrivata. Che succede, raga? Niente, il seguimento. Ma li avete sparato dopo... Ma li avete sparato dopo che li ha sparato? Perché siete... Ecco. No. Perché siete, scusate, qua? Perché siete tutti qua, siete? Perché c'era un inseguimento. Hanno sparato, mi sa. Ah. Sì, errore mio, ragazzi, scusa. No, ascoltami, ascoltami, sei a terra? No. Ma lui ha sparato quello in fuga. Oddio mio. No, perché se sei a terra mutati, mi raccomando. E tu li hai sparato per primo? Vabbè, ragazzi, poi vediamo, iniziamo ad arrivare là. Però davvero, cioè, dove? Là dove? Inseguimenti, è alla chiamata. Cinque inseguimenti con voi, uno peggio dell'altro. Ma non è il momento per criticare. Siamo in autostrada che andiamo a paletto, gira a destra. Fantastico, non mi funziona il push to talk, porco demonio. Adesso ti sentiamo. Non mi funziona il push to talk. Però ragazzi, svegli su ste cose. Ok, 10:23. Nella vita reale è ancora più un casino, fidatevi. Oddio mio, l'ha atterrato per... Ah, lo so. La... Avete, già, avete già un elicottero. Ve lo dice un carabiniere che è un casino anche nella vita reale. Signore, puoi salire. È a terra, quel povero Cristo. Un utente è andato in un altro... Registrato quella bodycam? Io, sì. Ok. Avete contattato un'ambulanza? Gli avete preso i documenti e visto cosa c'ha addosso? C'è qualcosa di illegale, qualcosa? Ma abbiamo passato? Scusate, su in alto. No, le... ok. Entrambi. Quindi chiediamo, prendi i documenti. Bella la macchina, eh. Sì, ragazzi, documenti e controllate quello che c'ha addosso. Ti fa chiedere l'identità sempre, giusto? Sì, sì. Ma siete sulla cazzo di collina, scusate. Sì, siamo in mezzo all'erba. Ti rifaccio la chiamata. Cazzo, sì. È arrivato. Ma cazzo, ci sono il grosso. Ma c'è la strada sopra. Abbiamo parcheggiato qui. Ancora, io ho fatto tutt'altra strada. Ah, devo fare come tutti. Sopra, vero? Vabbè, raga, quanti sono i sospettati? Scusate. Niente, ma uno. Sono atterrato. A terra. È morto. Ok. Sta arrivando l'ambulanza. Non è morto. Cioè, a terra, capito. Scusami. Ha una pistola comunque. È registrato, c'ha le portadarmi. Sono io in elicottero, sì, sì. Aspetta, vabbè, però non so se è scaduto. No. Ora lo vedo. Che c'avete l'elicottero quello? Hai quel primo che è primo che c'è era spoiler sopra. Ma che cazzo, che elicottero? Puoi salire un secondo in Adam 1. Sì, sì, porto dammi ce l'ha. Però non ho la patente. Comunque questo mio lo era rubato. Oddio, ma guarda chi è. Sì, so chi è Costa. La cappotta, vero? No. Boss della trap. Non ha la patente, ragazzi. Il veicolo era rubato. Vabbè, tanto il signore Negan Walker e... microfono attivato. Non ha patente. Ok. Raga, però siamo troppo. Il veicolo è rubato. Va bene. Ragazzi, mi muto perché. Sì. Microfono disattivato. Collega? Pasquale. Scuola, vieni qua. Gli ha sparato? Sono cazzi suoi. Sì, cazzi suoi. Se ma ha risposto al fuoco o gli ha sparato per prima? Non lo so, non c'ero, io sono arrivato come ultimo, quindi non mi rompere di coglione. Vabbè, se poi vorrà far denuncia... Se la vede lui, se la vede. Mm-hmm. Ops, ho sbagliato. Sei entrato nel canale. C'è un bravo 2 in tac comunque, ragazzi. Riposizionatelo bene qui a server. Comunque l'ambulanza arriva. Ha risposto un medico inesperto, a quanto pare era un nuovo ma arriva. Nuovo medico. Ma chi, Nello? Mi ha detto che arrivava, però... Nellone. Era Nello, era lui il medico. Ok, sento le sirene. Sì, ecco.
Quell'elicottero là da dove cazzo? Metto la centrale, il primo che appare lì l'ha presa. Il primo che era lì parcheggiato l'ha presa. Capita intanto quando è su, già parcheggiato lì. Ditemi se vi arriva il medico. C4 dovrebbe essere arrivato, dovrebbe arrivare tra poco. Hanno chiamato la risposta anche. Spero che il medico non abbia capito dove siamo. Boh, io il medico l'ho sentito arrivare 10 minuti fa. Le faccio la chiamata al medici. Lo Santos Medical Center. Salve, avevamo chiamato poco fa, sono il sergente Wilson, abbiamo un ferito a terra in mezzo, diciamo, alle colline, in un fosso qua. Devo, se guarda la posizione della chiamata, riesci a vederla ancora? Controlli? Vicino all'autostrada? Sì, esatto. Ok, arrivo subito. Avevo già chiamato un medico che stava arrivando, ma alla fine si è perso forse perché non è arrivato. Ah, ok, adesso vedo di arrivare io. Va bene, grazie. È un po' scomodo, le consiglio di parcheggiare sulla strada serrata, quella che va verso la diga dalla centrale idroelettrica, dove era una volante corvette ferma. Ah, okay. E poi scende giù. Va bene. Mi hanno a posto. La moto davanti alla centrale. Ah. La cavata chi ninja. Fai denuncia. Bianca e nero. Fai denuncia. Ho le stesse informazioni, sì, a me. Però vi ho visto già in radio. G4. Io torno. Ok, ho richiamato un medico. Sì, torno in centrale. Sergente, posso portare auto, signore? No, chiami un meccanico e faccia prendere la macchina, la faccia portare in centrale. Qui fa comando in centrale. Aspetta. Ok, sta arrivando un medico. Eccomi. Salve, il medico, l'altro medico si è perso. Va bene, dov'è? Di sotto, laggiù, venga. Grazie per il follow, Foxtrotte. Non sento niente. Che medico le ha risposto? Non lo so, adesso vediamo. Chiederlo, chieda lei via radio. Però c'è un medico che non sta in radio. Eccolo. Ok.
Avete trovato, sapete già la targhetta per no, casa? No, no, no. Un utente okay, è entrato nel tuo che canale. Un che ce l'ha perché stavo un attimo parlando con... Bisogna fare un corso accelerato di inseguimenti. Assolutamente, non va bene. Col capitano. Non va assolutamente se, bene. Se la gente, se la gente non ha la mappa con i punti, con i numeri, siamo già presi male. Sì, ma infatti adesso lo faccio scaricare tutto. Devi farla scaricare, fa un annuncio e digli che assolutamente devono avere sta cassa. Quello porta a downtown. Sì, sì. Ok, Garetti, andate pure a prenderlo in ospedale. Qua non c'era il numero, però se dicevi un po' più basso di 721, 726 in centro. Sì, infatti. Però, vabbè. Poi non ho capito, era da solo lui in pattuglia. Era insieme, lui e Tanaka. Ma Tanaka dove cazzo sta? È giù, di sotto. Ah. Non so, era un gran casino, non capivo niente. Non volevo sì, capire. Poi non dicevano informazioni giuste. Gira a destra, gira a destra dove gira? Cioè, io come faccio? Se per almeno usa a sud. No, ma magari dillo. Di tipo gira a destra verso l'ipodromo, gira a sinistra per la centrale idroelettrica, sale alla diga. Gira guarda, a destra. Te lo dico, ci va di culo che sono proprio mal organizzati, capito, i criminali. Perché se trovi gente organizzata come era tipo l'Aircraft o altre gang, ci fanno un culo a stelle e strisce a noi, te lo dico. Sì, lo so. Con tutta la sincerità. No, ma questa cosa qui la segnalerò, dovrò... so che c'hai anche i droni, ma non ho pure di dirlo, tanto quando dici la verità non c'è mai. No, mi cambia niente, cioè... cambia niente. Lo so. È così. Ringraziamo il cielo che i criminali per adesso non sono così tanto ben organizzati come si pensa. Va di culo così. Sono un attimo in bagno, offre più. Sì, vai. Vale. Che cazzo? Adam 2, andate in ospedale a prendere il signore e poi portate in centrale. Falcon 1 disponibile per chiamato. 10-4, Falcon 1 rimane Falcon 1? Eh? Falcon 1. Perfetto. Il soprano? Sì. Se no occupano i miei due cadetti di portarli in centrale e poi tu ti puoi occupare del caso. No, poi... direi che i cadetti al momento non sono... cioè, okay, sì, in effetti, sì, vero. Ci stiamo noi a guardare, sì, fate voi meglio. Saranno scossi dall'accaduto. Poi sì, dopo sì. Parliamo a Mark. Mark è... Perfetto, grazie. Ok, no, prego Mark, tranquillo, finiamo qua e parliamo. Sì, grazie. Tocca parlare, ma tu ti rendi conto? Mi tocca parlare con gli sceriffi, un agente dell'SPD. Guarda, sono senza parole. Se succedesse a me in real, dico, io lo prendo a pugni una persona così. Uno delle indagini dei carabinieri dice: parli con la polizia. È come se io, carabinieri, andassi a parlare con un collega del reparto operativo e mi dice: oh, a me non me ne frega un cazzo, vai a parlare con il reparto mobile della polizia di sta storia qua. Che c'entra, cioè, ma non esiste in real, cioè, è una cosa che non esisterebbe, capito? Proprio entriamo in questa stanza, forse ha senso. Come siamo in pigna? È come se sì, una roba fuori normale. Dani, è come se improvvisamente mia moglie, no, ricevesse una chiamata minatoria, sta un pubblico però, ministero di una procura, sta là presente e dice: oh, guarda che ho ricevuto quella telefonata anonima. Lui dice: secondo il pubblico ministero cosa fa? Si informa lui che fa anche l'indagine, cioè si coordina con chi è di dovuto e fa l'indagine. Perfetto, ma guarda, non è una Romulo è così, una cosa che mi sta sul cazzo su di Romulo, è così, però vabbè. Comunque, sposta Bravo 2, sposta Bravo 2, sarebbe il procuratore istituale, cioè logico che non va a dire un cazzo, il procuratore istituale ha detto ci penso io, cioè... Alcazzano, sposta Bravo 2 sì. Al posto giusto su DS, che hai sposato per sbaglio. Cos'è successo, Bravo 2? Hai spostato la stanza Bravo 2... giù sotto attack, sì per sbaglio prima qualcuno mentre spostava le persone ha spostato anche la stanza. Perfetto, no, mettila meglio, no cazzo, come si fa adesso? E devi spostarla un po' più a destra, devi metterla
Proprio a sinistra, scusami, proprio a sinistra devi metterla. Aspetta, aspetta. Sì, perfetto, ma è stato bravo 1 però. Sotto bravo 1, non è stato bravo 4. Perfetto, ottimo. Ok. Cioè, capisci, è una cosa... Mi tocca sì, parlare, sì. Vabbè, può essere cercata. Ma io ne ho dato solo una. Andiamo a vedere, mando, la, mando, la, mando via cadetti, mando via che non sono... Sì, dai, diamo una mano, cioè, adesso sì, tagliamo... No, ma ci sono i due sceriffi... Poi c'è l'assinenza da Cosimo. I cadetti li mando via. Allora fai una cosa, vedi un po'... Madonna gamba! Sì. Ulteriori, ecco, casini. Vabbè, ma Dani, mi spieghi la cosa? Eh? Ma i cadetti hanno sparato? Hanno sparato per primi, sì, ne cosa... Ma quello c'aveva la pistola in mano? No, non ne ho idea. Si denuncia. Se denuncia, finiscono nei casini. No, più che altro hanno la body cam loro. Spero di sì. Ma cazzi loro. Bisogna vedere se lui denuncia. In che stanza? In teoria non sa niente. In teoria sì che sa, certo che sa. No, lui non è stato finito in ospedale in terapia intensiva. Santo Dio. E chi erano i sergenti di turno? Io, te, Soprano. Cazzo. Se c'è tuo amico ero là. Dove sei? Presente, cioè. Non lo so, però. Li mandiamo via loro che hanno sbagliato. Li mandiamo via, canetti. Facciamo tipo, ragazzi, questa volta andate via per favore che... Facciamo così. Fatto sta che comunque un po' lui è fuggito dalla polizia, a prescindere comunque. Sì, però sparare col taser al massimo. Ma questo c'aveva la pistola in mano. Non ne ho idea. Ma io conosco la squadra, è quello che penso. Spero di sì. Spero di sì. Bisogna prendere e sentirli bene. Chiediamo i due cadetti, prendiamoli. Oh no. Miriam. Prendiamo i due cadetti. Oui. Ma che cazzo è sparato? Cadetto, cadetti Tanaka e Rhodes, per favore, seguite. Sì. Vieni con me. Vieni con me, Mac. Vado. Venite di qua. Stiamo andando fuori, stiamo andando. Microfono disattivato. Qui Falcon 1, tutti i punti città sono liberi. Poi ti devo scrivere. Ok. Dov'è il posto dove poi... Andiamo di qua, ma poi di qua nel parcheggio. Mi devi dire un posto dove ti posso scrivere che non leggo i droni. TS o Discord? Qualcuno da dove non leggono. Sì, TS o Discord, non ne vedono solo il gioco, vedono in live. Te lo scrivo adesso in TS, che sì. Ok, vuole sapere delle cose riguardo l'accaduto. Hai. Chi è che era quello che gli stava più vicino? Io. Ok, avevi la bodycam accesa? Avevo la bodycam accesa, tuttora ce l'ho accesa. Perfetto. Il signore sembrava minaccioso, aveva un'arma in mano? No. No. Come si è sviluppato tutta la scena, diciamo, dopo l'inseguimento via veicolo? È sceso e sta iniziando a scappare su montagne. Ok. E... avanti. Poi? E poi... ho estratto l'arma invece del taser e ho iniziato a sparare alla caviglia, non so cosa... Non so perché il mio cervello abbia reagito così, non era il mio intento. Sei consapevole che lui non aveva l'arma, ce l'aveva, non ce l'aveva un'arma esposta? Non ce l'aveva. Però ce l'aveva addosso, cioè nel senso no, ce l'aveva addosso sì. Quando l'ho ispezionato. Ma però non puoi saperlo. Radio, non sapevo. Non solo. Ma per caso microfono la procuratrice con voi? L'ha perquisito dopo. Signori, lo sapete vero che siete consapevoli che... No, sei tu consapevole che... Che rischi la denuncia riguardo a ciò, vero? Contattarla e fatemi sapere qualcosa. Gaia, passo da Vibe, sarà ancora in polizia? Boh, chi lo sa. Avete ricevuto? Quindi, sì, signori, sì, in questo momento io vi chiedo un attimo di andare via da qua. Andate via, andate centrale. Ricomponetevi tutto e mi occupo io, cioè, di sergente. Se ne occupo di questi due detective. Ragazzi. Quindi, per favore, andate pure in centrale. Posso andarmi a togliere la divisa, voglio andare... Sì, se vuoi andare fuori servizio, guarda, da fuori città. Devo calmare. O fuori servizio vuoi andare? Grazie, come? Vuoi andare solo fuori servizio o fuori città? No, fuori servizio. Va bene, vado pure fuori città, fuori servizio, ora. Grazie. Se sei disponibile per le telefonate, salvi la registrazione della bodycam. Ricevuto.
Le aggiorneremo se ci saranno riscontri negativi nei suoi confronti. 10 uguali. Ok, ricevuto. Grazie. Perfetto, Tanaka, vada pure. E lei rimane in pattuglia, lei? Io non da solo, comunque signora... No, rimane in servizio, ho chiesto. Sì, okay. Ora vedo un po', se vado un po' fuori servizio. Le volevo dire solo una cosa, purtroppo mi sa che era troppo distante per Taser, io non riuscivo a prenderlo e forse il signor Randy, siccome pistola più gittata, abbia sparato colpo. Ma secondo me doveva sparare colpo d'avvertimento. Qui fa però... Se, è meglio non sparare colpi da mai sparare a armi da fuoco. Destrare la pistola e poi sparare alla persona. Comunque verranno. Se ne parlerà se verranno delle denunce. C'erano delle denunce. Il capitano verrà informato. Il capitano verrà informato dei mancati, diciamo, aggiornamenti via radio riguardo al seguimento e di sto fatto per il collega. Più che altro lo spari del collega, quello sarà una cosa più grave. Purtroppo non sapevo, è successo tutto in un attimo, capisci? Io lo stavo inseguendo il piede. Sì, poi... sì, posso capire, però adesso vi chiedo un attimo di andarvi dall'ospedale, che è meglio. Per questioni legali anche tutto. Meglio allontanarsi da dopo aver fatto questo. Prego, prendere ancora la pattuglia col collega, se quella lì, spero che non se ne abbia abbandonata. Mi sa che se n'è andato. È già andato. Come dobbiamo agire qua? Il signor Negan, così si chiama, ha rubato un veicolo di non sua proprietà. Va portato in centrale. Sì. Quindi me ne vado. Se c'è ancora il tuo collega lì parte. No, è da solo, mi sa. Ma tu ci sei ancora o è passato via? Mi pare. Siamo arrivati. La volante non c'è più? No. Vabbè, vai in volante, vai a piedi in centrale. Vabbè. Secondo, Detective Mark, la moto è di sua proprietà o l'ha presa quella perché c'è fuori nella centrale? Vabbè, un attimo solo, Vabbè, signorina, vado a piedi. Prenda questa. Prenda la moto e vada in centrale. Ho messo il metadone nella frente. Poi se va fuori servizio mi avvisi via radio, se no altrimenti va in pattuglia con l'ufficiale. Devo andare un attimo a controllare l'analisi del sangue. Se gente di può stare un altro po'. Vuoi farlo tu? Che succede? Come si chiama? Qui c'è il mondo. Io comunque sono fuori dal parcheggio. Perfetto, sì. Sì? Loresti li lega i suoi diritti al signore. Sì, signore si volti per favore. Non credo. Signore, lei non arresto per furto di veicolo e fuga dalla polizia. Ha il diritto di rimanere in silenzio, ciò che dirà farà poter essere detto in tribunale. Ha il diritto di un avvocato, se non può permetterselo glielo verrà fornito un ufficio, ha compreso i suoi diritti. Andiamo. La risposta per favore, ha compreso i diritti. Perfetto, andiamo. No, cazzo, abbiamo una pattuglia da due noi. No, c'era c'è la macchina bianca. C'è la macchina bianca. La pattuglia bianca. Poi sceriffo Pasqua. Devo utilizzare la salvatoglia. Pasqua. Io ho la moto. Signore. Signori. Signori. Che è successo? Per favore, vada. Andiamo. Signori. Per favore, ragazzi. C'è tra furio, utilizziamo la sua pattuglia. Bellissimo, per sistemare la cosa. Perché la nostra è due posti. Sì. Trattate così. Allora, un attimo, collega. Di qua a sinistra, signore. Monti, monti in macchina e apri la questa qua. Di qua, venga. Non entri ancora, non entri. Tanto molto vado a prendere da un collega, Marga. Ragazzi, ma dove sta la moto? L'ho già fatta prendere da un collega perché era rimasto qui. Apritegli la porta. Ok. Te la prendo con l'altra macchina. No, c'è la cosa qui, bianca. Ma è con lui, no? Ah, ok. A posto. Signore, siete ben salda la cintura, va bene? Sì. Vi seguiamo in centrale. Ok. Tu mi ci sono io adesso. Adesso sposto subito, scusa che sì, sì, cosa mi ha fatto? Male. Permesso. Allora, tu sei in arresto per furto di veicolo eccetera eccetera. Ecco. Ma parla puttana, ma perché io chiudo le macchine? Sa che dovremmo dare un richiamo,
Eh? Polizia. Gli viene fuori la denuncia, se non fa denuncia lui. Se fa denuncia lui rischia anche il lavoro. Capito? Sì, sì, dipende se lui fa denuncia o meno. È illegale, vero? Tipo fare, trattare, tipo ti faccio meno mesi se non fai... Eh? Ah cazzo, senti, ecco, stavo parlando mutato. Perché... Hai capito? Sì, lo so che se fa denuncia rischiano di prendere un richiamo, ma anche essere licenziati. No, 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 non ce l'hai capito. Qua c'è da tribunale, capito? Sì, sì, lo so. A muzzo al posto del taser. È un errore. È un errore che può succedere, un misclick, però... se lui fa denuncia, noi gli diamo il richiamo interno. Thomas? Certo, certo, io... Quello fa denuncia... Parlerò col capitano. Thomas? Sono errori da non fare. Solo l'alto comando può sanzionare con i richiami, quindi bisogna parlare con uno dell'alto comando. Sì, sì, parleremo con Collins o col capitano. Oh, 9 spettatori in live. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, ciao. Detto con Alexander. Comunque, gente. Spostiamoci. Preferisco mettere la macchina in un altro garage. E sta arrivando un arresto. Non vorrei che vedessero anche questi. Chi è l'arrestato? Non sappiamo bene il nome, adesso quali i documenti. Comunque arriva l'arrestato. Ho identificato i colleghi. Esatto. Okay. Quindi occupiamo la stanza giù in fondo. Sì, abbiamo preferito che uno uscisse fuori dal servizio, che è meglio. Come mai è troppo Ti spiegherò poi in separata sede. Che non va bene. Esatto. Ho visto un po' di informative governative riguardanti quella cosa lì. Diciamo che ha sparato con la pistola senza essere puntato, senza minaccia. Io spero che la signora non... Io spero che il signore non faccia denuncia, perché... Poi per quanto riguarda il furto il furto del mezzo della polizia, noi lo trattiamo come trattassimo un normale furto. No, non ha rubato un'auto alla polizia, No? No, no, un'auto normale, un'auto normale. La gente ha messo fuori servizio e Randy? Sì, Roots. Ma ha sparato... Sì, Roots, quello che era... Roots. Non è Tanaka l'altro. Ha detto che ha sbagliato, durante l'inseguimento, posto di prendere il taser, ha preso la pistola. Dalla agitazione ha preso la pistola, l'ha sparato dalla gamba, l'ha stesa. Ai filmati della bodycam. Insomma, non riusciamo a capire chi è questa persona che è morta male. No, 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 sta bene, no, stanno venendo a centrale, ma non vi è da rifare, che altro. Il signore ricorderà. Non lo sappiamo, ricorderà, è ovvio che ricorderà. Dove sono? Un attimo, Sceriffi, detective, mi ricevete? Dove siete? Ah, eccovi, scusate. Perfetto, eccoli là, il signore è quello lì. Quello che è stato sparato e è stato arrestato. Portiamolo di qua. Ce lo copiamo noi, caro, copiate pure del tuo interrogatorio. Okay, faccio anche fatica. Ti aggiorno dopo. Cioè, non è niente per voi. Dentro. Ah, sì. Mi raccomando, non è niente, Per forza. Sì, per forza, grazie. Dentro la stanza, per favore. Dentro la stanza, per favore. Giù in fondo, all'angolo. Forse non riesce. Ok. Ok, e vuoi comparti tu, Marga, dell'interrogatorio? Dai, andiamo tutti. Però non 50.000 persone, cioè... Ma io sto in disparte solo. No, no, io mi metto... Io non sono consapevole, cioè vieni un secondo, parliamo. Sì, parliamone penso... fuori. Io l'ho trovato mezzo morto. Storia, sì, sì, tu stai qui. Allora, da quanto ne so c'è stato un furto di veicolo da parte di quel signore arrestato. Quello lì che è manette, ha rubato un veicolo. In seguito di sto veicolo, perché il furto è stato assistito da una volante, e l'hanno seguito fino a... fino a un certo punto, finché poi l'hanno fermato. Poi è scappato dal traffico. Chi è il signore qui? Non lo so, i documenti che li ha presi. Thomas. Ah, lui. Sì, lui. Cioè, ragazzi, c'è un casino, ragazzi. Io non capisco. Non è Thomas. Informazioni servono, aiutano i casi. Ti vedi, ti devi chiamare. Ma guarda quell'altra lì. Ah, no, non gliel'ho detto. Deme. Mamma mia, tutti strani siamo. Comunque. Tutti strani. Comunque, Marga, allora, in seguito all'inseguimento l'auto si è fermata, hanno fatto il traffic stop per non fermarlo, poi è rifuggito. Allora, a un certo punto, dopo la fuga, si è fermato, diciamo, lì alla svolta per l'autostrada, il cambio, sì, dove c'è il vincolo autostradale dopo la centrale idroelettrica, è sceso dal veicolo e si è messo a scappare sul monte, e poi la gente l'ha atterrato. Ok. Sì. Vabbè, vieni con me perché... Sì. Okay, è furto di veicolo, in pratica. Sì, sì, è fuga dalla polizia. È fuga dalla polizia. Ma prova a parcheggiare dall'altra parte. Eccetera, eccetera. Si ricorda le persone che erano all'interno? Non lo so.
È Momo di Spirit Detective. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno. Allora. Non tanto bello, però buongiorno sempre. Lo so. Allora, il signore, Mark gli ha tolto i cellulari, i dispositivi? No. Va bene. Allora, andare stato, non li tolgo mai. Va bene, io mi metto anche il telefono. Siamo in carcere, generalmente. Vabbè, allora, signore. Allora, lì era la guida di una macchina rubata, giusto? Sì, lo ammetto. Ok. La denuncia è stata fatta via telefono a me, quindi io posso confermarlo. Mi può dire perché ha rubato una macchina? Perché io e il signor Fulvio Biaggi si è comportato male con me. Ok. Perché io ho chiesto un servizio male? E per un motivo o per un altro mi ha lasciato appiccato per strada. In mezzo al deserto, mi dica se lei secondo lei se è normale. E oggi mi ero particolarmente nervoso, lo ammetto, e mi sono cazzato, gli ho preso la macchina. Gliela volevo sfondare tutta quanta. Ok, quindi è stato, diciamo, per ripicca quello che ha fatto, giusto? Sì. Ok. Beh, lo sa che questa vendetta, si chiamare, è abbastanza... ha violato le leggi, vero? Ne è consapevole. Di che? Beh, non si è fermato alla volante, al taxi della volante, poi ha rubato un veicolo. Ma quindi... sì, ne sono corrente, assolutamente. Ma io sì, ne sono al corrente. Vabbè. Ma ehi. Ah, cazzo, mi senti? Live, mi sentite? Live? Oh? Mi sentite? Oddio. Piatti l'addosso. Oh, ok. Ok. Ha dei problemi alla voce. Poi io ascolto sulla pena. Per i vari danni. Allora, lei, posso dirle, lei avrà già uno sconto sulla pena perché, ora le spiego, lei è stato, diciamo così, permissivo, no? Come si può dire? Collaborativo? Collaborativo, ma sì, ma io esatto. Le cose perché, che faccio. Perché lei ha ammesso... le sue colpe. Le sue colpe, quindi chi ha rubato la macchina, che per Furio e per tutto il resto. Va bene? Quindi, per adesso facciamo uno sconto di pena al signore per furto... Sì, passa da 24 mancato... da 24 mesi, sono entrambi 24 mesi pareggio, quindi si contano 24 mesi, il massimo. Quanti? Si possono fare uno sconto, possiamo scendere a 19. Allora, senta, 5 mesi di sconto. Io mi sono ritrovato un proiettile addosso, forse non è chiara la cosa. Io se signore... qua metto in mezzo l'avvocato faccio caccia fuori quelle persone che mi hanno sparato. Signore, non fa così. Signore, si calmi, ok? No, non mi calmo. Si calmi. Facciamo tutto, tutto si trova una soluzione, giusto? Quindi, però con calma. Aspetti un secondo. Con calma. Io sto parlando con modi pacati e gentili, non credo che la no, sto no, attaccando. No, assolutamente, a... ci okay, mancherebbe. Perfetto. Allora, mi faccio parlare con Emily Wilson, la mia collega e il mio collega, e adesso ci confrontiamo e glielo diciamo, va bene? Terremo conto, le dico che terremo conto sullo sbaglio che hanno fatto i poliziotti, e le dico che terremo conto anche del fatto che lei è stata molto collaborativa e ci ha detto già cosa ha fatto e tutto il resto, va bene? Ha bisogno di qualcosa nel frattempo? Mangiare, bere? No, okay. No, sto a posto. Ok, mi aspetta qui 5 minuti, un secondo, che ne parlo con i colleghi? Sì, io ne faccio. Aspetti un secondo, a chi deve chiamare, scusi? Pasquale. Lo chiama dopo, un secondo, mi faccia parlare... Ma mette dal gabbio, che chiamo? Aspetti, mi faccia parlare con i miei colleghi. Grazie. Ok. Allora, signori, la questione è questa. Il signore si è mostrato molto collaborativo. Sì, dobbiamo mettere Marco... Sì, ha messo tutti i suoi sbagli e comunque dobbiamo mettere comunque in conto che anche diciamo, i poliziotti ne hanno, sì, sinceramente l'hanno sparato. Ecco, sinceramente se la persona denuncia rischiamo di fare. Sì,
Se il signore sottoscrive una dichiarazione in cui non si rivale penalmente e a livello legale contro la polizia, gli facciamo un ulteriore pena, anche un sconto di pena, però me la deve sottofirmare. Sì, ho capito, però diciamo che ascolta, secondo me allora invece... dobbiamo poi prenderemo azioni, no, no, signori, esatto, si sì, prenderemo provvedimenti interni. Ah, ok, perché le azioni interne si prendono comunque. Sì, sì, certo, ce ne occuperemo io e Mark. No, e comunque voglio ripetere una cosa, la colpa non è solo dei cadetti, scusatemi, no, perché non si mandano due cadetti da soli a far pattuglia con due persone che non hanno mai fatto questo lavoro, non è che in passato l'hanno già fatto, quindi è stata anche, diciamo, perdonatemi la parola, ma è stata anche una vostra mancanza di chi li ha mandati da soli loro due, ecco. E adesso facciamo così, adesso facciamo una riduzione di pena, io proporrei 15 mesi perché è stato molto collaborativo. Aspetti però detective, uno di sì. Due in teoria è un cadetto, però in passato è già stato poliziotto alla sì, banda. Infatti, quindi non è la prima esperienza. Ma non sono entrambi cadetti comunque. Ok, però quello che voglio dire non è che non ha mai fatto polizia, ha fatto in passato la poliziotto, capito? Quello che ha ricominciato da grado da cadetto. Capito? Ho capito, però diciamo non che... è un cadetto in realtà, capito? È riconosciuto su che questo, lui già è stato su in questo, allora su questo ne parliamo dopo, comunque risolviamo la questione del signore che sono già passati un bel po' di minuti, allora sì, io proporrei di 15, una pena di 15 sì. Di 15, tutti d'accordo? Concordo, sì. Sì, basta, ripeto, basta che lui pagamento una... ciao Mosley, sì, non Demi, ciao, quindi diciamo solo 15 mesi senza tassa, senza niente, se lui sottoscrive questa cosa che non farà causa in un futuro a questo evento, che poi noi questa è corruzione, ci... però è attenta corruzione, cioè no, diciamo che attenzione quello che dici, perché se dici come glielo devo dire, beh no, scusate, non, cioè, non dite altre parole normali, sinceramente, cioè... io eviterei di dire la parte non denunciare, perché se magari cosa... se okay. Poi viene sempre poi viene sottoscritta, sì. Emily, è una cosa che viene fatta, sì, sottoscritta, quello che vuole, lui non ha richiesto avvocato e niente, quindi gli facciamo uno sconto di 15 mesi e basta, non diciamo niente, viene fatto per iscritto, capito? Non è una cosa che ha umma, capito? Cioè... sì, sì, no, ma però sai il fatto che se gli dici noi ti facciamo l'ascolto, ma tu in cambio non ci fai questo. No, facciamo... bruttino, no, diciamo, corruzione in che senso? Corruzione nei confronti di lui. Di lui, certo, tipo diciamo, io ti faccio lo sconto, però tu sei zitto, non dici nulla. Tipo, no, poi... no, assolutamente. Allora, noi facciamo 15 mesi perché è stato molto collaborativo e ci scusiamo. Ecco, esatto, così, meglio. Ci scusiamo... Cosa, si devono scusare gli agenti, non noi. Sì, ma sì, 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 certo. E infatti chiamatemi i due agenti e fateli venire qua sotto. Uno non ha sparato, ha sparato solo uno. Vabbè, quello, sì, che sparato, quello che ha sparato lo contatto, devo cercare il contatto sul database. E io parlo col signore, va bene? Facciamo così. Sì. Allora, signore. Neve, c'è? Okay, sì. Perfetto. Allora, la pena è 15 mesi. Anziché 24 più multa, le facciamo soltanto 15 mesi senza multa, perché è stato molto collaborativo, ha detto la cosa ha fatto e tutto il resto, e in più sto facendo venire qui il poliziotto che l'ha recato del danno per porgergli le sue più sincere scuse. Non mi basta, voglio un'altra cosa. Se vuoi, più di uno sconto di peso. Cosa vuole questo? Io non posso fare, signore. Voglio abbonamento e Netflix in cella. E niente. Che cazzo devi dire? Lo voglio. Signora, non credo che sia l'abbonamento Netflix. E le mofa. No, non mi fai il cazzo, le mofa. Va bene, signore. No, va bene, lo voglio vedere. No, no, va bene, è fare il possibile. Non è che comando io il cazzo. Ma io devo stare là 12. Ti è arrestato qualcuno, Emily? Cosa? Ti è arrestato qualcuno? Sì. Un attimo a parlare con... Il microfono disattivato. Un attimo, devo andare a chiedergli i documenti ancora, cioè... Sono io. Tutto a posto?
Sì. Che avete arrestato? È un certo... adesso non mi ricordo il nome perché è strano. Per cosa? Per cosa? Furto di veicolo mancato alta. No, non mi interessa. Niente. Ha sbagliato. Sì, Wilson. Vieni. Wilson. Vieni. Ah, ok. Allora, perché io mi sto vedendo... Secondo... Un attimo, signore. La gente che ha sparato non c'è. Vabbè, no, parole. Wilson, tu sei il sergente, prenditi la responsabilità. Sì, adesso. Signore, eccomi qui, guardi. Guardi, vengo qui in voce del mio, con il mio agente. Scusate, ho mangiato ribollita. Sì. Vabbè, signore, allora, lei, scusate, non posso sapere il suo nome. Sono 15 volte mi chiedete documenti. Lo so, ma Negan. Negan, signor Negan. Negan, scusi. Ok, però con le mie più sincere scuse da parte del mio agente, ecco. Quindi le porgo le scuse riguardo a ciò che è successo. Ora la gente purtroppo non può essere, non è presente in città. E non appena la gente sarà in città, la faremo contattare in modo che la gente venga da lei a fare le scuse in persona. Me ne occuperò io personalmente. Mi paga un altro abbonamento di un anno di Netflix. Sì, certo, un anno di Netflix, non si preoccupi. Va bene, andiamo. Mi sto a vedere. Perfetto. Filmetto Gagliardo. Avete stavolta. Sì, prego, va, con calma. E che con calma? Faccia finire a me. Ecco, prego. Fare? Prego. Okay. Mi sto a vedere The Irishman, sono io alla fine. Ok, lo scado io o lo scadate voi? Sì, no, schedalo tu. Perfetto, vada su contro il muro, signore. A quale? Quello bianco, davanti a me. Questo, venga, questo qua in fondo. Si giri? Wow. Questo qui diritto. I documenti ce li avete voi? Sì, ce l'ho io. Okay, vieni. Però se lo vuoi fare tu, sì, passami i documenti. Maga, vieni un secondo. Passami i documenti. Sì. Aspetti. Grazie. Emily, senti, se questo è il cellulare perché non è stato. Sì, certo. Va bene, e scadalo. La voglio 15... così a voto. 15 mesi. Sì, però okay. Mi faccia vedere i documenti della collega. Vada. Ok, la foto facciamo così. Maghe. Sì, dimmi. Maghe. Ok. Perfetto, foto scattata. Prego. Venga. Anzi, dove posso trovare il suo cellulare? Vabbè, grazie mille. Dove posso trovare il suo cellulare? Però se c'è un'emergenza... Dove posso trovarlo? La tasca del giacchetto. Ok, un attimo, solo che vediamo. Ok, la pistola la devo prendere e l'avrà restituita uscita. Sì, ma non me potete mettere qua, vero? Sì, certo, qua. Grazie. Ok, intanto le prendo il telefonino. Ecco qui. Perfetto. Ok, le tolgo le manette e si volti. Dani? Dimmi. Dove sei? Sono di sotto, sto mettendo di sotto. Ok. Ok, mi posi a terra la pistola e poi verrà restituita quando uscirà. Marghe, confermi nessuna multa? Sì, confermo. 24. Solo 15 mesi. Sì, solo 15 mesi. Ok, avevi visto il body? 30 colpi. Anche quell'altro. Anche l'altro. L'altro che? Altra cosa. L'altra cosa. Vabbè. Si volti, va. Meglio. Ammazza baseball. Come mai gli stai togliendo le armi? Perché non posso entrare armi in carcere. In cella. In generale. Io avevo la riporto da me. Non le potevo utilizzare. Comunque, posso avere un attimo le sue licenze? Quindi. Posso avere il suo documento delle licenze? Come no? Perfetto, devo accedere, ecco qua. Sì, portami la pistola, è valido. A posto. Però lei guidava senza patente, signore, lo sa, vero? Massimo, potevi fargli lo so. Bene. Ti avvicini, quale vuole? Queste c'era qui o quelle più riservate? È uguale, questa va bene. È uguale, quella in centro, te lo dico. Perfetto, in centro. Meglio. Quella in centro che è quella più... Ok. Va bene, 15 mesi, arrivederci. Mi chiamate, c'è una richiesta.
Mi dica, quale richiesta? Mi potete chiamare Pasquale. Pasquale chi? Casariello. Oh, vediamo se ce l'hanno già i contatti. Dite che è Negan Walker che lo cerca e qui centrale. Ok. Sai il suo numero di telefono? Io lo dico, aspetta. Ah, non ha più il telefono. Un attimo, lo cerco io. Forse una collega detective. Casati e... Arrivo e donna piscia. Sì, sì, mi sposto. Cioè, vieni detective, è bloccato, non so come, in moto. Dove? Un attimo. Un attimo che devo... Rimani là. Sì, sì. Ma devo chiamare una persona per lui. Dio porco, anche mai. Tallone, cazzo. Ma io è rimasto bloccato. Eh? Chi è che è rimasto bloccato? Non ho capito. Ma è a terra lei? Ancora. Palleo non risponde. Non risponde. Vale, signore, non risponde se è presa Tiello. Aspetta. La lascio di posino. A posto, arrivederci allora. La, X Dust X è arrestata perché è fuggito dalla polizia e ha rubato un veicolo. Lo certo. Sì. È ritrovato in ospedale con numerose ferite, inoltre la testa rasata. Devo schedarlo adesso. Ovviamente non si ricordava niente, sicché stavamo indagando per tentato omicidio / omicidio, in realtà omicidio. E... Ma Dani, dimmi. Ma ha chiamato Alison, mi ha detto che Alexander sta col fucile estratto al tequila, ha detto di correre a tutti dentro. Sì, lo dove? So, perfetto, lo sai, lei al tequila. Andiamo un attimo a vedere. Andiamo a vedere. Dove sei? Sto capendo un cazzo. Sono davanti qua. Ah, ok, non ti ho visto. Sei con la volante? Cioè, ma bisogna avvisare anche Romulo e gli altri. Sei con la volante? No. Dobbiamo avvisare loro. Andiamo a controllare intanto. Se vediamo veramente una cosa del genere, che mi avvisiamo tutti. Vado alla macchina? Eh? Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Ok, ho preso la macchina intanto, eh. Vabbè, la devo schedare io intanto, un attimo. Kazan, se veramente c'è uno con le armi così, dobbiamo andare. Dani? Ehi? Dimmi. Alcazan, dimmi. Ora, che è dal tequila, Alcazan? Che hai risposto alla chiamata, tu?
microfono disattivato. L'odio, io odio che questa macchina mi sembra una NPC, lo faccio apposta. Comunque si fate il punto esclamativo Discord e unitevi ragazzi, mi raccomando. Microfono attivato. Ah Kazan, hai risposto tu alla chiamata? Agenti, chi ha risposto alla chiamata al tequila? Io no, tu? Neanche? William, andiamo un attimo a vedere sta cazzo di chiamata, cosa sta succedendo. Vieni al Kazan. Anch'io. Ah, sono qui fuori. Andiamo a verificare che cosa sta succedendo. Bravo 5, va al tequila, credo una pattuglia di supporto. Io qualcuno lo sorvolo. Sta arrivando Adamuno. Adamuno, dove sei? Sei già in viaggio? Sono già in viaggio. 14, siamo dietro di te allora. Ripeto, la chiamata era della signora Arizostone e segnalava Alexander che aveva un fucile in mano e ha fatto correre tutti dentro al tequila per ignoti motivi. Io ho ricevuto pistole. 10-4. Che cazzo non hai visto? Sì, ma che cazzo vuole questo? Qui Falcuno, fate prima sorvolare la zona a me, poi vedete se... fate il perimetro ragazzi, circondate questo cazzo di tequila. Emily rispondi. Qui Wilson, ha fatto un incidente, sta bene. Te, non sai guidare un cazzo. C'è una moto che si sta dirigendo via, non la fermo? Fermala. Da quel cazzo di tequila non deve uscire, da quel tequila non deve uscire nessuno. Oddio. Oddio. Signori, state bene? Deve signori, Emily, ma che stai cazzo contro mano? Stavo in un'emergenza, c'è uno per cui punta un'arma contro la gente. La gente. Tutto bene? Poi glielo toglierò. C'è della gente che punta delle armi. Non è molto. Chiunque era all'interno del tecnico deve stare lì. State bene, vedete una chiamo un'ambulanza? No, io non mi sono fatto più che altro voi, siete fatti male. No, no, io sto bene, io, cioè, un attimo scossa. Sì, tutto a posto, più che altro mi sono visto la macchina. Tasca, che botta. Ci imboccava proprio, meno male che porca miseria, ma che macchina avete voi che ha resistito così tanto? Mi sa che non vi ha proprio visto. Mi avete preso. Ma sa che lei non vi ha visto. Gente, avete un'emergenza, fate tranquilli. Allora, andate pure. La macchina rotta. Ce la caviamo noi. Macchina rotta. È passata ora la pattuglia. Vediamo se questo sorvolando con l'elicottero. Prendi la targa. Urgente, bisogno del meccanico davanti allo svincolo, quello dopo vabbè, la chiamata. Giù forse. Qualcuno ce l'abbiamo noi. Punto, visto la posizione. Non serve. Sì. Perfetto, vieni veloce, bisogno urgente. L'altra parte. Vai sul tequila sorvola. Per una mascherata all'interno del BMW. Prego. Ma guarda, stiamo bene, vai. Ma che vai, porca troia, spostiamo l'altro e andiamo insieme a lei. No, stiamo al meccanico. Che cazzo non l'hai visto, porca troia? Sta arrivando al meccanico, no, non l'ho visto, ok? Nonna, l'ho visto all'ultimo momento. Sei lontano un chilometro. Scappa? Negativo, è fermo. Faccio una foto, alla parte. Lo blocco da davanti, punto le acque. Siamo già abbastanza. Il meccanico sta arrivando? Sì. Il signor Alexander è con la maschera passa. Se mi aiuta chi la Michael? Spandi quella fottuta radio, Michael. Prendo il tequila, non so che è successo. Ma dove è finito il meccanico, Dio mio? Dove cazzo è? Mi fa come a terra. Che succede dentro il tequila? Alfieri lo faccio rientrare dentro il tequila. Ma era mascherato?
Sì, ma lui dice dove sei? A Sandy, sta arrivando. Madonna, corri, supera i limiti. Non ci posso fare è urgentissimo, niente. Supera tutti i limiti. Ma... Sì, arrivo. Era armato e ha puntato delle persone, sbaglio. Abbiamo fatto fermare tutte le persone in tequila. Sono tutti contro un muro. La... Iniziate a prendere tutte le identità e vediamo cosa che succede. Romulo, la chiamata di Edison diceva che lui aveva il fucile in mano, ma non che lo puntava, e ha fatto entrare tutti dentro la tequila. Il motivo? Non si sa. Ha detto che non riesce a capire, ha fatto entrare e poi non riesce. Allora, fermiamo Alfieri, portiamoli tutti lì e capiamo. Ha detto che comunque non aveva maschera, se no non lo riconosceva. Certo, Alfieri era lì, capiamo cosa è successo. Niente. Ma ti serve supporto? Noi siamo qui fermi. Ha chiesto tutte le unità di andare al Vanilla. Piccolo problema. Allora, piccolo problema. Il signor Alfieri è pesantemente armato, ha una pistola, un fucile a bomba, un coltello e... Sì. E oltretutto non ha l'adeguata divisa della Securo Serve, quindi possiamo... Ragazzi, e fermatelo, portatelo al tequila e cercate di capire cosa è successo. Cazzo di meccanico. Oh, porco Dio. Tanto posso farlo. È permesso, dai droni. Sì, bestemmiare quanto mi pare. Sì, però non esageratamente, per favore. Se non è contenuto per bambini. Non preoccupare, va. E più droni dopo che ti guardo. Non è contenuto con bestemmi e ti guardo. Aspetto ordini, c'ho qua tutto il tequila, saranno 30 persone. Le identità. Ma sto meccanico arriva o non arriva? Il tequila? Di tutte le persone il tequila, sì. Ho bisogno di una mano, sono... Bravo 5, appena arriva il meccanico arriviamo. Senti, mantieni la tranquillità all'interno del locale. Sono tutti tranquilli. Ecco, fai tranquillo, con calma. Inizia a prendere l'identità delle persone, capisci chi c'è all'interno del tequila. Ok, e li faccio passare una alla volta e poi li faccio salire su? Uno alla volta, pian piano, sì. Però metti un agente sopra, nessuno deve uscire foto, da sopra. Sì, fai le foto. Nessuno deve uscire dal tequila, neanche da sopra. Dal retro del locale. Ci sto io sul retro. Ok, vai, inizia a procedere di prendere tutte le identità e capiamo cosa è successo. Ci sarà un motivo di perché Alfieri teneva il pompa in mano, o no? Capiamo. Ma sei arrivato sotto un cretino, guarda. Adesso mi sto dirigendo anch'io lì sul posto. Aspetta, ma vado a vedere se c'è una stazione di polizia qua vicino, prendo un'auto. No, ma sta arrivando, ha detto. Ragazzi, signor Alfieri, qui fuori. Microfono. Dove qui fuori? Fatelo entrare. Tutte le persone che sono uscite dal tequila dovevano essere già dentro. Oh, ma porco Giuda, ma dove cazzo è? Ma dove cazzo sei? Sono qui! Dove? Oh, muoviti, veloce, velocissimo! Eccolo, è arrivato. Dove sei che è arrivato, meccanico? È andato per terra. Sta bene. Sei un cretino. Dagli... No, che poi muore. Veloce. Metti via il cellulare. Dai, che cazzo, sono una canetta che si è staccata. Dai, che sono un taggan, cavoli. No ragazzi, veloce, sta cosa veloce, è. scottati. Veloce. Metti le mani, ma pagherò domani che forse non ci viene che stasera. Dai, vabbè, sali. Fallo salire. Se c'è qualcuno, sei da solo, vai al Vanilla. Andate. Vai, ciao. Oddio, perché è corto. Un'auto, Cazzo. Vai. Bravo 5, di nuovo operativa, stiamo arrivando. Ragazzi, io la macchina io non l'ho vista. Fuori e controlla l'esterno, grazie. Parlava noi? Ripetere?
voglio un'unità fuori che controlli l'esterno. Bravo 5, 10, 23 tra 10 secondi. Ma è la gente che sta dentro? Io vado a dentro chi c'è? Sotto, magari c'è qualcuno. Tutti. No, riguardo gli agenti. Tutti. Ma come tutti? Siete fuori anche? Che ne so io... A vedere un attimo. C'era pure la signora lì e il signor Michel come testimone. Avanti, avanti. Infatti l'ho messi là contro il muro. Ehi, è arrivata la meraviglia. A me. Devo chiedervi i documenti. Gentile. Vabbè. Sto facendo io. Ho messo. Ah, stai facendo tutto. Va bene. Messo. Guarda. Senza così. Prego. Soprattutto anche noi facciamo fatica a passare. Lo so, tranquilli, non vi preoccupate. Basta non mi fate male. Molto gentile. Vado. Sì, grazie. Vai Massimo, vai. Ecco a lei. Sa. La ringrazio. Avanti il prossimo. Salve Waves. Salve. Ecco lei. Grazie mille per la collaborazione. Prego, posso andare? Sì, grazie. Ok, grazie. Sergente, mi scusi, sono già stato perquisito. Posso scendere un attimo? No, ancora no, un attimo, rimetti tutti qui. Signore, signore. Ah, okay. Scusi? Sì? Sì? Di là, grazie. Qui dietro di me. Io? Avanti il prossimo. Eccomi qua, Frank Santis. A posto? A posto, avanti, grazie. Eccomi. Ecco lei. Buonasera. Molto gentile, avanti. Prego. Perché zoppica, Mark? Avanti, prossimo. Cazzo, mi sembra di essere alle poste. Agente! Oh, cazzo, Emi. Ehi, dove va quella? Agente! Ehi! Grazie. Agente, venga qua. Ehi. No, signore, tenga, tenga. Ah, Mark, ma sei tu, Mark? Contala per favore. Sì, arrivo un attimo, gente. Come stai, Mark? Ho avuto un piccolo incidente stradale. Ah, cavolo, ma niente di grave. Guardi indietro il sciroppo, c'è no. Ma tranquillo, non me ne faccio nulla. Ce ne fosse uno che mi cura la tosse per il mio vento e il mal di gola. Dimmi tutto. Ma che è successo? Guarda, non... Dico, fai sempre cretino. Non ho capito neanche io. Cioè io sono tornato dal lavoro in Italia, arrivo qua, ho saputo che ci hanno aperto il locale, dico di no, sono qua, sono tornato da... Per favore, signore, io non vorrei rompere le scatole, però può entrare, per favore, che tutti dentro, tutti, ora. Mark, parliamo più tardi, dai. Sì, sì. Allora, una cosa che non ho capito è Alfieri era super armato. Infatti Alfieri doveva stare dentro. Perfetto. Signori, c'è altra gente giù. Sì, guarda, anche lei di là. Sì, purtroppo c'è la signorina che ha avuto un piccolo problema. C'è la signorina Amelia che ha avuto un piccolo problema. Vorrei sapere cosa, ma non credo il problema sia la signorina. Ok, no, no, è vero, però per completare la trasparenza, glielo ti specifico che una ragazza non ha avuto un mancamento. Veronica, sì. Quindi ora possiamo sapere il motivo di questo secondo fermo? Posso fare domande, posso spiegare? Sa chi ha chiamato tutti questi? Se può. Si sa chi ha chiamato tutti loro? Chi ha fatto la chiamata al 911? Allora signori, qualcuno vi ha chiesto di entrare dentro al locale con un fucile in mano? No, assolutamente no. Chi ha chiamato la polizia? Chi ha chiamato la polizia? Vabbè, tenente. Scusi, vice. Vabbè, vieni. Dimmi. Vice. Forse se spieghiamo la situazione è meglio, cioè non è nulla di segreto. Ok, allora ci è arrivata una chiamata al 911 dove ci veniva detto che c'era un signore con un fucile che stava puntando le persone e dicendo di entrare tutti dentro a questo locale. Siamo intervenuti subito e abbiamo fatto le nostre verifiche.
Qualcuno di voi ha visto qualcuno con un fucile? Ma chi è? Facciamo così, facciamo così. No, gli solo faccio la domanda, gli faccio la domanda io. Chi ha fatto la chiamata? Okay. No, 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 tenente, fermo, fermo, fermi tutti. Io e Alexandra possiamo spiegare. Sì. No, e io invece li voglio... Allora, chi abbia fatto la chiamata non lo so. La infatti sto rifacendo la domanda. Se è stato in silenzio prima che inizio a strillare. Chi ha fatto la chiamata? Sincerità, nessuno va in manette. Io. Non dite nessuno? Ok. Finalmente la persona perché che ha fatto rispondere. La chiamata? Io. Okay. Perché l'hai fatto? Cosa hai visto? Pronto. Non è che mi è stato puntato il fucile, è stato detto correte, nessuno correte è dentro. È il motivo da chi? Io l'ho detto. Prego, signor Alexander, spiega. Forse sarebbe il caso che glielo spiego in separata sede. Va bene, forse. Mi spiegherà in separata sede. Va bene. Vabbè, direi tutti che... Tutti quanti non ho visto nulla, però. Io posso riavere il mio fucile? Sì, il problema calma. Ora non è il suo fucile, cioè, un attimo di comprensione, sì, per favore. Allora, chiunque qua dentro deve dichiarare qualcosa anche in privata sede. Se non lo vuole dire adesso, mi scriva un messaggio e venga in centrale di polizia. Per il resto penso anche per il vice e tutti gli altri agenti possiamo dare armi, possiamo fare uscire tutti, sì, tranne sì, che il signor Alexander, la signora Veronica ci servono in centrale. No, ma mi sa che questi vogliono rimanere qua dentro a far festa, non vogliono uscire. Sì, sì. Io vorrei anche Allison. Anche la signora, sì, sì. Chiunque vuole dichiarare qualcosa e non vuole farlo sapere adesso sa chi a chi scrivere. O comunque basta venire in centrale. Lei venga, mi segua. Prego. Riconsegna le armi, Michael. Chiunque la possa. Ragazzi, potete riattaccare la musica. Grazie a te. Grazie. Buongiorno, io prendo, la seguo. Pronto? Sì, sì, ehi. Infatti. Ciao, Edgar. Mark? Sì? Zo. In questo momento siamo bloccati dalla polizia. Che bordello. Sì. Casino. Microfono disattivato. Microfono attivato. Niente. Può recarsi in centrale, Alexander. Ah, ma vengo con voi o vengo con È uguale, macchina? È uguale, puoi venire anche con la tua con la Alexander, sua mano. Tutto a posto? Andiamo. Magari. Dimmi, io vado, devo andare in centrale. D'accordo, tienimi aggiornato, ok? Una d'accordo. Pattuglia segua, signor Alexander. E facciamo anche un controllo in auto, visto che era armato. Alka, esci. Sta già partendo. Alka, Zan, esci. Dimmi. Esci. Sono io a seguirlo. Io sono in elicottero. Qual è la macchina di cosa? Ma è già andata via la macchina. Cioè, non doveva proprio andarsene via. Non so chi gli ha detto di andare per la sua auto. Tenente, gli ha detto. Io dico, ma si fanno le cose? Siamo il cervello o no? Chi? Parla col tenente? Se parlasse. In che direzione è andato Alexander? Sarà andato in centrale, ragazzi, ce l'ho davanti, dai. Ah, boh, è vero. No, noi andiamo in pattuglia. Tutte le unità che erano in pattuglia tornano in pattuglia. Ah, io devo andare a Mariani. Mariani. Abbiamo tutte le documentazioni, sì, abbiamo tutte le documentazioni delle persone che si trovano all'interno. C'è la strateo e la gente. Ok, sì, sì. Perché ti sei fermato? Perché ho pagato Raffaele Mariani. Trecentotredici, 29, 22. Allora, posta. Mariani? Pronto? Salve, sono Wilson. Può venire per favore alla postal? Go postal, sì, arrivo. Perfetto, grazie. Niente, a fare un controllo solo.
Dobbiamo controllare se va bene le fatture. Incaricato dal pubblico ministero a dover fare questo controllo. C'è un testa di cazzo. Chi, io? Ma come hai fatto a non vedere quella macchina? Non l'ho vista, forse mi sa che è di sync. È proprio tagliato, avevamo proprio tolto marcio perché proprio si è andato contro mano. Proprio tagliato di brutto. Avessi fatto io nella vita reale sarei fottuto. Per pagare un'auto della polizia. Comunque sai perché a loro non gli è successo niente? Sì, perché? Perché hanno l'auto blindata. Sì, il full kit. Una blindatura probabilmente al 100%. Dai, mi alza chi l'ha successo in pratica boh, qualcuno con delle armi niente. Puntando a entrare dentro. Non ho capito neanche io, sinceramente dico. Non ho capito neanche io. E boh, adesso vedremo aggiornamenti. Microfono attivato. Ma sto Mariani arriva? Sì, ecco. Porco Giuda. Tirato giù la colonnina. Salve. Salve. Fortuna che è sull'azienda perché è andato giù mezzo sbarra. Mezzo sbarra. Ma sì, ma tanto se cioè, poi dopo arriva un cinese e le rimette. Va bene, ha tutte le fatture cartacee? Sì, sì. E anche via mail le deve mandare. Sì, te le domanda anche. Io aspetto fuori? Sì. Tieniti in contatto radio, Sì, sì. Mi chiamano sempre. Pronto? Possiamo può mettere giù la chiamata per favore? No, tranquillo. Ci preferirei fare veloce che sono di fretta. Eccomi, scusa. Ok. No. Oh. Mariani? Che cazzo? Eccoti. Sergente? Sì, sì. C'è un problema. Cosa? Sono rimasto in pratica con la faccia dentro al magazzino. E non posso più fare niente. Perché ha il cellulare in mano? Prova un po' a darmi una spinta. Seconda. No, e niente. Ah, va bene pure così. Che è successo? Niente, sto un buio per sbaglio. Non si è risolto. No, un attimo, ti sposto un attimo ancora, un attimo. Non uscire, un attimo. E niente, no. Tira pugni. Vabbè, facciamo un battito più ecco. Facile. Un attimo. Ecco. Così e così. Forse così si sparisce. Sistemato? No. Vabbè, allora per farci tacce. Arrivo. Sì, però guarda che dalla manette. Perfetto, vai. Vabbè, ti aspetto qui fuori, più veloce. Ha quitato un attimo e si era buggato. Ma moglie aspetta, non esce più. Arrivo subito, arriva. È andato fuori città perché ha avuto dei problemi. Fatto tutto con i contratti o? Non ha avuto tanto tempo per farlo. Ah, perché okay. Aspettiamo un secondo che rientra. Con quale identità rientra adesso? Sì. Quindi si è risolta tutta la situazione la tequila? Sì, infatti, Gaia. Ma me ne sto occupando io, se ne stanno occupando altri agenti. Okay. Sta occupando il Deus Ex Machina della polizia. Quello che sa tutto e vede tutto e prova tutto. No, comunque ce ne occupano altri agenti, io ho garantito la mia presenza lì solo. Perché noi in polizia abbiamo l'occhio di Mordor. Gira e guarda. Così metti un po' di ansia per la gente. Occhi di Mordor. Dovremmo essere più sicuri, teoricamente, no? È una torre, tu non te ne accorgi, in realtà c'è una torre sopra la polizia con l'occhio che guarda in giro. Scova i criminali? Scova i criminali, capisce tutto. Ok. Beh, se fa bene il suo lavoro, meglio così. Chissà se non ho maschera adesso.
La macchina? No, io chissà se ho una maschera appresso per quando torna. Oh, la maschera, sì. Mm. Sì, sono anche un po' di fretta, però vabbè, posso ritardare ancora un po'. Comunque da notare una cosa, che sì, che nessuno ha chiamato tequila, era pieno, ma hai fatto solo la chiamata uno. Cioè, vabbè. Assurdo, cioè uno ti dice con fucimane di entrare dentro. Ma lei era tequila, mi scusi? Sì. Ma uno, dico, cioè, ma cosa è successo veramente, scusi, cioè, cosa ha visto lei? Posso chiederle? Allora, io stavo fuori e c'era il capo della SecuroServe con Raffaele, che avevano visto un'auto sospetta. Siccome stanno seguendo, stanno dando scorta ai ragazzi dell'armeria, mi hanno detto, guarda, tu entra dentro, che questi qua che girano non ci piacciono troppo. Mm. Però noi eravamo fuori, non si sa come la voce è arrivata dentro. Ah. È successo quel macello. Quindi c'è, ma qualcuno quindi ha detto di entrare dentro, appunto, qualcuno è stato delle armi? Si stavano armando perché c'erano queste auto che giravano. Quindi erano in servizio come sicuro serve? Sì, sì. Mm. Va bene. Però ecco, noi stavamo fuori, quindi... Sì, 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 vabbè, adesso comunque ce ne sta, ci sono la gente... Sì, fa... Oh, ha preso le fatture, tutto? Sì, sì. Passamele pure. Ecco, iniziamo con i passaggi lunghi. Sì, grazie Demi, grazie. È bello, vero, quel comando, l'ho fatto mettere apposta così non devo metterli io i ruoli. Poi ne aggiungerò altri, tipo anche i vari ruoli dei giochi. Mark, ti sei stato così tanto male tu? Si vede che sei vecchio. Perché ho battuto... Perfetto. Ok, Mariani, e via mail anche. Ok, sì. Poi ho già problemi di cervicali, quindi quella la botta là è stata brutta. Poi il giubbino pesa. Sì. Posso solo immaginare. Aspetta, provo. Aspetta. No, ho fatto una screen. Me le tengo io e le ridò domani. Ma che cazzo? Va bene? Sì, 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 sì. Le tengo io, me le do domani, che ne parlerò con il ministero e le faccio vedere pure a lei. Perfetto. Intanto, se qualcuno viene a controllarli, che ce li ho io e tutto. Ok, va bene, perfetto. Tanto. Ok, la ringrazio, arrivederci. Buona serata. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Buon lavoro. Buon lavoro a voi. Ho stirato un attimo le vertebre. Guida tu un attimo per fuori, che devo scrivere una cosa. Dove cazzo sali? In macchina, guida tu, ho detto. Guida tu, guida tu, guida tu. Devo guidare io? Sì, 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 guida tu. Da restituire una... Dove andiamo? In centrale. Che devo guidare io. Oh, cazzo vai. Perché mi ha abbassato il telefono. E in automatico sai che quando abbasso il telefono vai dritto. Sì, Alka, ne parliamo domani della... Ne parliamo domani assieme del fatto della sparata, dell'aver sparato. Mm? Direi. Scrivilo da qualche parte, però. Sì, sì, dopo... No, ma non lo scrivo, faccio che faccio? Verbale faccio. Cioè, mi scrivo, verbale, faccio... Qualcosa, verbalizzo tutto. Lascia traccia. Sì, sì, verbalizzo tutto quello ciò che è successo questa sera. Che il signore ha comunque... Non intende... Denunciare, sì. Di rivalersi sulla polizia, sugli agenti. Sì, sì, certo. No, ma farò un... Come si chiama? Sì, compilerò un verbale, diciamo un... Non sto capendo più niente. Mike che spara Icaro. Io non... Sì, prima del matrimonio, eh?
Alexander, che non si riesce a capire perché ha fatto quella roba così. Io non sento più mai che quando sei andato lì dalla centrale. Se vabbè. Impazzito totale. Io. Lo chiamo. Ammazza sbirri, porca troia. Perché già muoveva più là, così è okay, perfetto. No, non guidare io, non guidare me. Perfetto, allora via. Bravo, chiudo la live un attimo. E chiudo la live un attimo, chiudo la live. Posto di radio. Tu te vai già via. Tanto tu non stacchi. Sì, sì, ma un attimo, chiudo la live e magari parliamo di una cosa. L'utente è andato in un altro caso. Vabbè, intanto ragazzi, io... Veniamo qua, tanto tra poco sì, stacca. Chiudo la live io adesso, non lo so. Microfono. Vabbè ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato la live. Ci vediamo... Ci si vede tutti... domani con un'altra live. E... Bene, sì. Mi ricordo di fare punto schermativo comandi per vedere tutti i comandi e poi anche fare punto schermativo Discord per vedere tutti, entrare nel Discord. Entrate nel Discord, una volta che siete entrati andate nel canale vari link importanti e mettete la spunta come reazione per poter ricevere la tag follower sul Discord. Io vi ringrazio per aver guardato la live e ci vediamo domani. Buonanotte, ciao! Demi, domani, se ci sei ancora, ti faccio moderatrice, perché ho bisogno di una come te che sia presente. Grave sì c'è, ma non sempre. Due moderatori top. Va bene, Demi, ci vediamo domani. E sarai mod del mio, delle mie live. Ciao. Anzi, guarda. Guarda, Un secondo, eh. Un secondo, Demi, secondo, secondo. Rimani qui, rimani in live. Demi va a vedere, scrivi in chat. Scrivi. Perfetto. Ottimo. Mi raccomando, domani spam queste cose. Oh, beh, ci vediamo domani. Allora, ciao a tutti, grazie per la live, per essere stati con me. Ciao ciao. Buonanotte a tutti. Qualcos'altro.